Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. A 92 anni è morto l'ex sindaco di Arezzo Luigi Lucherini, esponente di spicco della vita politica e dell'universo professionale della città e non solo. Unanime il cordoglio, la salma di Luigi Lucherini sarà accolta nella sala del Consiglio Comunale domani mattina, mercoledì, dalle 9.30 alle 14. Il Palazzo Comunale è aperto per chiunque vorrà portare il proprio saluto all'ex sindaco. Domani alle 15 in cattedrale i funerali. Si susseguono le voci sulla nomina del nuovo vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, la cui nomina è appunto vicinissima. Fonti romane accreditano Don Gabriele Bandini, parroco di Rignano sull'Arno e titolare del seminario vescovile. Bandini ha smentito queste voci, non le ha confermate, resta quindi da attendere la notifica ufficiale del Vaticano, però i rumor indicano il sacerdote valdarnese come successore di Riccardo Fontana. Per quanto riguarda le manifestazioni che si svolgono nel territorio della provincia, a Castiglion Fiorentino torna il Vintage Festival, 4 band, 20 ballerini, 10 DJ e oltre 70 espositori. Questo è un po' il cartellone di questa rassegna. Festival dedicato alla grande Olivia Newton-John, la grande attrice scomparsa a 73 anni. Queste erano le nostre breaking news.